E ciao a tutti bella gente di Neverwinter, sono Cazzino Superstar. Benvenuti in questo nuovo video di Scuola di Dungeon, dove andremo a vedere la cittadella. Questa è la mia prima run che ho fatto proprio oggi e sono molto soddisfatto, insomma. Come prima run direi che sono preso col piede giusto. Qui l'importante è conoscere le meccaniche ai boss, fondamentalmente, perché durante le varie mobbate non dovremo far altro che tankare noi DPS menare e healer curarci, insomma non ci sono meccaniche particolari durante le mobbate. La differenza logicamente sarà i boss e sapere cosa fare. Io ho visto un paio di video e ho sentito un paio di cose. Qui la prima cosa è da scegliere uno dei mob, è da parlare con quello che è Semagoristo, diciamo praticamente, quello alla nostra destra, tutta la nostra destra. Perché praticamente ci farà distruggere all'interno di questa prima parte del dungeon le catene velocemente per andare nelle varie zone, insomma, da quello che ho visto. Poi gli altri che buff diano, onestamente non lo so, però sapevo che toccava scegliere questo mostro, che è quello che poi incontreremo, che non è un boss, è un sottoboss, chiamiamolo poi dopo. Ci servirà semplicemente perché ci metterà nella tab dei poteri, nella X, un potere appunto per distruggere all'interno le catene. Ancora qui devo capire che mi aveva già messo, perché pensavo toccasse scegliere, ho detto boh. Dopo ho visto nella tabella, ok, mi ha messo già il buff in automatico. E quindi ci addentriamo all'interno della cittadella. Una run non è proprio speedrun, anche perché se non la mia prima mi invitavano alla cautela, se no se era per me tiravo dritto, come tanche quando ci sono le grosse mobbatte a me mi divertono molto, però. Essendo la prima run, logicamente non ho fatto lo spavaldo, diciamo, stavo un po' a sentire i vari consigli, prima run, aspetta che qui menano, poi un po' ho cominciato a prendersi mano, diciamo, nel dungeon, andando nel dungeon, vedendo anche che riuscivo a reggere, quindi ho cominciato qualcosina in più, però si potevano fare anche mobbatte molto più grosse e secondo logicamente anche dei DPS, si riescono a killare velocemente anche i vari mob. Come vedete qui è pieno di catene, c'è un percorso, quello che consigliate è quello che vedrete andare avanti, perché nelle altre stanze poi c'è il veleno, quindi sarebbe un po' più dura, insomma, magari andare di là, insomma, è inutile. Allora ci sono dei vari passaggi dove sono più liberi e col buff del mostro, una volta uccisi i mob, si vanno a distruggere, come vedete, come fa il palahealer, a distruggere le catene usando quel buff. Come vedete, gli facciamo un ottimo danno piuttosto che picchiarle con i nostri poteri. Di conseguenza, si fa prima. È consigliato quel tipo di mob, dico la verità, quel tipo di mostro da richiedere il potere. Come vedete, se io uso il potere, vedete come si distruggono tutte le catene. Gli altri, onestamente, non so che cosa diano. Però so che quello è il mob con cui parlare. Andiamo avanti con le nostre mobbate. Quindi il video non sarà veloce, non sarà una speedrun da 15-20 minuti. Qualcosina in più, ragazzi. Però intanto almeno avete la possibilità di vedere anche questo dungeon, ok? Dove ci sarà da intervenire, magari dirò qualcosa, ok? Dove c'è poco da dire, insomma, vi lascerò semplicemente osservare il dungeon e magari sentire la musichetta di sottofondo, vediamo che quanti la conoscono o la riconoscono, ok? Beh, appena ci sarà qualcosa andrò a intervenire di nuovo, per ora buona visione.
ok, abbiamo fatto il sottoboss che era giusto da picchiare, qui cambiamo un attimino i poteri per il singolo, qui dovete stare attenti, appena lo aggrate e lui si scaraventa addosso di voi, dovete non farvi prendere, perché questo colpo qui, da quello che so, sciotta. Si vedrà, perché preparerà la carica, potrebbe farlo più volte durante l'incontro, e quindi state attenti, ok? Qui dobbiamo tenere, diciamo, il boss, dobbiamo un po' girarcelo intorno, perché man mano creerà delle zone velenose in cui noi logicamente ci dobbiamo allontanare, perché i DPS possano menarlo, stare magari alle spalle, colpirlo per avere il vantaggio del combattimento, eccetera. È un boss che, come vedete, fa molto male, quindi qui, grazie anche al palahealer, che io mi mantengo in vita, ok ragazzi? Di tanto stiamo attenti quando prendiamo l'agro, ecco, si ricarica di nuovo per il potere, vedete? Si scaraventa, farà delle zone velenose, a volte è un po' confuso perché ci dobbiamo muovere di continuo, quindi stiamo a sentire anche gli altri se ti dicono che insomma ha creato veleno di spostarsi, eccetera, ma ce lo facciamo girare intorno man mano che fa le sue pozze di veleno, stando diciamo vicino al muro. Sta ricaricando di nuovo il potere, vedete, state attenti a quello. Ogni tanto, ragazzi, qui vedete la pozza di veleno, me lo porto un po' più in là, almeno i DPS comunque hanno spazio per menare. Ok, qui poi il DPS era buono, quindi meno male, era più semplice da gestire. Ogni tanto, dicevo, ragazzi, non dimentichiamoci di tenerci comunque delle pietre della salute con noi, perché il curatore, ok, ci tiene in vita, però non dobbiamo dimenticarci che gli servirà anche a lui il supporto, quindi pietre di salute per chiunque, tank o DPS, persino il curatore stesso dovrebbe avere, perché non si sa mai in qualche situazione particolare che necessita di una cura immediata, perché morire insomma vuol dire lasciare gli altri membri del gruppo più in difficoltà, muore il tank, aggraranno i DPS o il curatore, insomma muore l'healer, un attimo magari non ci sono le cure, quindi avere delle pietre della salute e logicamente, ragazzi, le pergamene della vita servono, perché ogni volta che voi rimanete a terra aspettando che qualcuno vi resti, lasciate il resto del gruppo con un DPS in meno, senza il tank o senza il curatore, quindi le pergamene dove servono si usano. Questi mostri, come vedete, lasceranno diversi oggetti a seconda di quello che lasciano, ogni boss ne può lasciare uno diverso e a seconda di quello che viene rilasciato serve per creare le varie armature all'interno della campagna di Avernus, ok? Quelle che andate a vedere dentro il negozio della campagna, che vi serviranno le valute della campagna e queste che abbiamo raccolto. Ogni boss ne darà per qualcuno, queste mi pare che erano per gli stivali, se non erro, le prime che abbiamo trovato, almeno una delle due, l'altra adesso devo rivedere anch'io cosa servono, comunque basterà vedere all'interno della campagna. E qui si riparte un attimino a fare le solite mobate, ci saranno dei mob qui da aggrare per forza, perché praticamente vicino a loro ci saranno delle colonnine che dovremo andare a attivare per andare avanti, ok? Poi più avanti sarà un punto in cui si può anche non aggrare, bisognerà stare a strascinoni nel muro, poi lo vedrete, per evitare di aggrare mostri che non servono. Alcuni in quegli angoli ci saranno alcuni mob che vi legheranno qualcuno con delle catene, finché legano il tank diciamo che non ha problemi, ma per quel che riguarda il DPS, insomma, chi viene legato non può fare nulla, non si può muovere, non può colpire, non può fare nulla. Qui ricambiamo un attimo i poteri per mettere qualcosa di agro ad area, fondamentalmente andiamo con arma sacra, inimicizia praticamente, il potere insomma che ci fanno aggrare, e alterniamo l'ira del templare con la stagiata, insomma, per da singola ad area per mantenere l'agro, ok ragazzi? Come vedete, io uso questi poteri perché mi aiutano nelle varie situazioni, sia per quel che riguarda il singolo, sia per quel che riguarda nelle mobate. C'è spazio anche per le preghiere. Come vedete, adesso che abbiamo creato quei mostri, possiamo attivare queste colonnine. Vanno attivate. Cerchiamo sempre di mantenere l'agro, a volte si perde, è dura, soprattutto quando ancora un dungeon non si conosce e quindi
ci si muove un po' così come mi sto muovendo io, un po' zonzo a volte. Man mano che si finiscono le mobbate si va avanti per le varie porte. Ripeto, qui in sto dungeon fondamentalmente le meccaniche sono ai boss. Adesso, per dire, qui in sto caso il chierico di PS è morto, ci sta anche non usare una pergamena, non è strettamente necessario, però ai boss o nelle situazioni difficili, ragazzi, mi raccomando, se qualcuno tenetene. Io consiglio sempre di averne una decina, diciamo, di scorta, ma non si usano mai tutte, cioè si usano tutte vuol dire che c'è qualcosa che non va nel gruppo intero, insomma, o eventualmente nel nostro personaggio, ok? Però tenerne sempre una decina di scorta, poi quando ce ne sono rimaste due o tre, prima magari di andare a fare qualche dungeon particolare, riprenderne qualcuna, che si acquistano o al mercato d'asta o al mercato Z, ma non conviene più all'asta, oppure se avete lì che aprite gli scrigni giornalieri con la chiave incantata, o comunque sia se avete comprato chiave, avete aperto degli scrigni, otterrete termalune, con quelle potete comprare nel negozio spendendo termalune. Quindi mi raccomando, cioè, ci sono delle cose che vanno fatte, ragazzi, cioè arrivare nei dungeon in game, comunque sia non avere a disposizione qualche pergamena della vita, insomma, non è una cosa buona, ok? Qui intanto andiamo avanti. Ogni tanto mi guardo indietro perché appunto non so se succede qualcosa, appare qualche mostro. Ripeto, essendo la prima run, quello che succede intorno, insomma, bisogna che ci giriamo intorno e guardiamo un po' la situazione. Se vengono fuori mob improvvisi che non sapevamo dell'esistenza, almeno possiamo intervenire subito ad aggrare. E quello che riguarda anche il proprio ruolo del tank è sempre guardarsi intorno. Io giro molto intorno. A volte nei video può venire mal di testa se guardate come uso il tank, però qui si fanno anche questa mobata piccolina, ma spesso i tank prendono, tirano dritto, aggrano tutto, però ripeto, essendo la prima, infatti vanno ad aggrare magari DPS, per dire facciamo prima, però essendo la prima run giustamente vado un attimino con cautela per vedere che insomma sono in grado di fare. Beh, aspettiamo di arrivare al boss. Riconoscerete il punto dove tocca camminare a raso del muro, perché mi vedrete proprio camminarci intorno proprio a pari pari, e riprenderemo la discussione adesso quando arriveremo al secondo boss. Buona visione.
Ebbene, siamo arrivati al secondo boss, ragazzi. Allora, qui adesso intanto discutiamo un attimo sul da farsi, un attimino ognuno spiega quello che vuol fare, eccetera eccetera, insomma uno cambia attrezzatura, intanto mi informo anch'io su alcuni poteri del boss. E praticamente bisogna che noi ci teniamo, praticamente il boss sempre lo facciamo girare in cerchio intorno alla mappa all'interno dell'arena e dobbiamo sempre tenerlo praticamente vicino al muro, perché lui farà diverse skill che farà delle zone ad aria e noi più stiamo vicino al muro più quelle zone, diciamo, saranno tra noi e il muro, di conseguenza i DPS avranno più spazio, tutti i nostri compagni avranno più spazio per girare liberamente evitando le pozze, che per noi non è per forza lo shot ma per gli altri insomma è tanto danno. Quindi ragazzi, è importante che ce lo teniamo intorno attaccate le mura, e soprattutto quando ci mirerà, diciamo, con una skill proprio a noi, saremo vicino da tra il muro e le colonne, ma sempre le colonne attaccate al muro, come vedete quello tipo nell'angolino qui sulla sinistra, ci sono tutte varie colonne così attaccate al muro, noi cercheremo di stare più in quella zona lì, almeno già la zona sarà presa molto dalla colonna e rimarranno poche chiazze di quel tipo di skill in mezzo allo schermo, visto che ce ne saranno altre. Di tanto in tanto alcuni verranno bloccati da alcuni mob con delle catene che non si potranno muovere, il tank non ha problemi, i DPS alla fine o l'healer rischiano di morire perché comunque non potranno fare niente, l'unica è liberarli. Ma nel frattempo il boss starà al centro, dove vedete quella specie di pedana nel mezzo, diciamo, si metterà lì, si preparerà a fare una skill e noi per non morire dobbiamo restare dietro le colonne che praticamente ci faranno da barriera, una sorta un po' come stare dietro al ghiaccio di Ruby FBI, insomma. Ci accingiamo ad entrare, ancora gli ultimi preparativi, io che mi fumo per un po' di cose, appunto, giustamente fino a qui siamo andati bene e vorrei continuare su questa strada. Ripeto, è una run non tanto veloce perché è la prima, quindi bisogna che capisco un po' le possibilità che ho all'interno di sopravvivenza e vedo che più che altro stanno le difficoltà al massimo nei boss, nelle mobbate, è tutto sotto controllo. Comunque grazie anche al leader che avevamo, che è molto bravo. Non mi ricordavo che eravamo rimasti così tanto fuori. Ok, si parte, secondo boss. Per alcuni dicono che è più difficile, per alcuni. Io li ho trovati tutti uguali, onestamente, a livello di difficoltà, personalmente. Logicamente nel mentre, prima di entrare, ci pozziamo, io ho usato una pozza che mi dava punti ferita. Lo aggremo subito, lo portiamo vicino al muro. Ogni tanto perdo l'agro, perché comunque appunto devo imparare un attimino bene, insomma, come usare i poteri con questi boss, anche se è sempre lo stesso, però come vedete si perde facilmente. Dobbiamo cercare sempre di mantenere, ecco qui dobbiamo stare vicino al muro. L'importante è che se perdiamo un attimo l'agro lo riprendiamo subito. Questo è il metodo migliore, girare intorno, tenerci vicino alle colonne, come vedete c'è questa zona, noi ci leviamo. Poi si è messa la colonna nel mezzo. Non conoscevo la resistenza che potevo avere su questo boss, no, magari per la prossima, appena prendo l'agro, se consumo divinità, vedo di mettermi in parata per recuperarla prima. Come vedete qui alcuni rimangono bloccati, se ci riesce si distruggono questi mob per liberare chi è imprigionato, poi ci si mette dietro le colonne. Riprendiamo l'agro. Ripeto, in fase di apprendimento ci sta anche di perderlo. Ho visto la resistenza del mio paladino, che molte volte potevo tranquillamente in più anche... Ecco, queste frecce dovremmo stare più vicine possibile al muro, tra muro e colonne. Almeno quelle chiazze che diventeranno sempre più grandi fino a esplodere
saranno più vicine possibile ai confini dell'arena. Almeno, ripeto, vedete, ci sono un sacco di pozze che ci saranno sempre e c'è poco spazio per camminare. Dobbiamo dare modo ai nostri DPS di potersi muovere tranquillamente. Qui, prima di spostarmi, se l'ho fatta bene, ho un attimo ripreso l'agro, come vedete cerco di mantenerlo. Mi metto anche in parata per quando sono colpito recuperare la divinità. Qui Lilar ci seguirà sempre, ragazzi, perché se no si muore, logicamente. È per questo che dico, tenetevi dietro delle pozze da salute. Io in tutta la run qualcuna l'ho usata. Io non so perché DPS non andavano a protezioni, a un certo punto, visto che non riuscivo da solo, logicamente, come tank. E quindi, poverino, il malcapitato è morto. È sempre così sto boss. Dobbiamo farcelo girare intorno. Se vediamo che facciamo fatica a raggiungere una colonna, cerchiamo un angolino più esterno possibile della mappa. E continuiamo a menare. Appena possiamo, tra una parata e un'altra, che recuperiamo divinità, lanciamo sempre qualcosa che ci faccia aggrare. Proteggiamo. È sempre così, sempre girare intorno cercando di far creare le pozze. Come vedete, quella lì è rimasta un po' troppo in là, questa cerchiamo di tenersi bene lì nell'angolino. Come vedete, già molto sarà dentro la colonna. Quelle sono semplici esplosioni, non sono pozze normali. Come vedete, più stiamo attaccati al muro, almeno rimane lo spazio per camminare. Vedete Lilar come mi segue di continuo? Perché il suo compito è quello. Saremo noi come tank a subire praticamente i danni se riusciamo a mantenere l'agro su questo boss. L'unica cosa che vedo non fare DPS è menare e evitare di stare sulle pozze, perché appunto il leader sarà costretto a stare sempre presso noi per non farci morire. Non si sa come qui il leader sia riuscito a muovere dietro la colonna. E qui non è morto. Normalmente se si viene legati si viene trascinati, non si riesce a muovere, ma per qualche ragione è riuscito a spostarsi per sua fortuna. E anche il secondo boss è andato. Tutto giro questo tarpano non ci ha lasciato nulla, vabbè. Qui ricambiamo i poteri per le mobbate, quindi togliamo sgominare, ne mettiamo lì da detemplare, il resto dei poteri rimarranno invariati, ragazzi. Allora, qui tocca stare attenti, non tocca andare tutti nello stesso punto, perché andando sopra questi mattoni per proseguire, i mattoni cadranno, verranno
precipiteranno, in poche parole. Quindi se noi ci siamo lì, si va di sotto. Io non lo sapevo, ho fatto in tempo, ho rischiato grosso, io si arriva lui, dico vabbè vado lì, non mi ha detto no non andare lì, come cadevano tutti, io sono riuscito a deviare tutto proprio al volo, evitare di morire, mentre per dire il curatore ha dovuto rimanere indietro perché erano tutti i mattoni, dopo logicamente ritornano, ce ne saranno altri, non è che si rimarrà bloccati l'ingresso, ok? Mi è andata bene, io non lo sapevo questo per esempio. Non è un qualcosa che devi sapere per forza, lo vedi, beh muori, vai giù e lo sai la prossima volta, ma non è qualcosa che crea disagio all'interno del gruppo. Qui si passa, dovrebbe essere qui già, si passa a tre scinoni nel muro. Ci sono solo sti mostri che toccherebbe, quando vi vengono legati, ucciderli, perché appunto uno verrà legato dalle catene, non potrà fare nulla. E si comincia a strascinare nel muro. Qui si toccherà a Grali per forza. Qui c'è un altro mostro, come vedete, con le catene. A noi non ci fa neanche nulla, però in queste condizioni, che non è colpa nostra, vabbè, non siamo in grado di fare nulla, di mobbare nulla, perché di aggrare niente, perché logicamente siamo bloccati. Finalmente libero. E qui si cammina, vedete la stazione del muro, qui un attimo il curatore si è un attimo dimenticato, è aggrato. Anche se c'è un po' di disordine, e sono arrivati tutti. Ottimo, come vedete, il potere del pala healer, esilio che stunna e riduce i danni dell'obiettivo che colpiamo, ma lo stun va anche ai mob intorno, se si possono stunnare, perché alcuni magari non fa lo stun, però funziona il potere del danno. Quindi continuiamo sempre a fascinare, ma questi qua già dalla distanza non c'è niente da fare. Ti pigliano e buonanotte. Qui c'è cavolo la strada. E no, visto che stanno arrivando evidentemente dei mob aggrati rimasti indietro, da qui ormai non posso più risalire. E si può solo aspettare che finisco di killare. E ci stiamo avvicinando praticamente alla fase finale, ormai siamo arrivati al boss finale della nostra run. Ripeto, non è stata la più corta, ma complice logicamente l'inesperienza ancora, il capire come funziona, dove camminare, dove muoversi, vedere un po' anche appunto la resistenza del nostro tank. La prossima so che potrò fare delle mobbate più grosse, poi ripeto, dipende sempre dal gruppo. Qui soprattutto c'era uno dei due maghi che menava veramente tanto e quindi insomma è andata abbastanza liscia. Ci risistemiamo di nuovo i poteri per il singolo, cioè praticamente ne cambiamo uno e ci accingiamo a entrare al boss finale. Allora, questo boss farà diverse cose, di tanto in tanto ci farà delle zone rosse sotto di noi, di solito a tutti, e si inizia da un punto, si fa esplodere questa zona rossa su una delle varie mattonelle, chiamiamole così, e si continua a girare intorno, sempre a fianco a quelle, perché man mano quelle mattonelle verranno distrutte. Se si parte dall'esterno, si comincia a girare intorno, abbiamo la possibilità di avere sempre abbastanza spazio per girarci senza creare un buco qua, un buco là, perché alcune mattonelle distrutte non potranno essere riutilizzate, non ci si potrà andare sopra, c'è lo shot in poche parole, ok? Quindi ci si mette già d'accordo, ma diciamo che chi lo fa lo conosce sempre, si parte avendo qui, come vedete, lo schema di dritto,
in fondo alla nostra destra si comincia a far esplodere quelle mattonelle. Ogni tanto il boss farà una mossa circolare che sputerà fuoco prima solo da un lato e poi da quattro, e dovremo sempre girarci intorno per non essere colpiti da questo fuoco che ci uccide, insomma. E è per quello che conviene sempre aggrarlo verso il mezzo, in modo che quando fa quella fase ci riesce a girarci intorno, se no si fa fatica a muoversi, è tipo in un angolino, si fa fatica a girarci intorno e quindi c'è il rischio di essere colpiti da questi raggi, ok? Comunque, intanto io lo agro, vedrete come vado, vedete, andremo nella piattaforma in fondo alla nostra destra, diciamo, dove adesso ci sono i maghi, ecco, come vedete, andiamo tutti lì. Appena il cieco diventerà largo al massimo, starà per esplodere, ci si leva, quella mattonella adesso è inutilizzabile, non si può più andare sopra. La prossima andremo con la fianca, prima fase del primo fuoco che si gira. Ogni tanto noi verremo bloccati da delle catene e dei pietri vanno semplicemente a menare, non ci farà nulla se veniamo bloccati noi, e non è che veniamo bloccati noi. Quindi mantenendo l'agro, ecco, come vedete adesso, si è incatenato, ma siamo noi, a noi non ci fa nulla. Ogni tanto ci saranno proprio delle esplosioni delle mattonelle. Quando capita uno di voi, andate sempre nella piattaforma a fianco a quella che abbiamo già distrutto. Riprendiamo l'agro, cerchiamo sempre di tenerlo nel mezzo. Questa è una fase che farà delle esplosioni così, ma saranno utilizzabili le mattonelle. Semplicemente basterà spostarci. Di nuovo, vedete, andiamo in quella a fianco. Tutti lì, e quando stanno per esplodere, il cerchio si allarga sempre di più. Quando è pieno, esplode. Vedete, qui c'è questa fase che ha più raggi, avendo spazio, vedete, si può girare intorno per non essere colpiti. Di solito, cioè, dovrebbe farla tutti, quello che so io, il fatto che lo fa solo uno, dicono che è un bug, non so onestamente se è così o meno. Ogni tanto carica così a casual, stiamo attenti a non farci colpire. Riprendiamo l'agro. Teniamocelo, come vedete, sempre nel mezzo. Poi ci spostiamo sempre nelle piattaforme, sempre a seguire un senso. Si gira intorno, sempre verso l'esterno, si comincia in modo tale che abbiamo più spazio. Vedete, qui fa la fase dei quattro raggi, dei tre raggi. Rimanteniamo l'agro. Io adesso, per esempio, come manufatto principale avevo solo il ghiacciato, ma magari qui al boss è buono anche avere, che ne so, un scelto di Alastair, un ciondo del serpente, qualsiasi manufatto che dia un buff di danni, che faccia fare danni ai nostri alleati. Come dire, cerco di tenerlo sempre nel mezzo, in modo tale da avere spazio. Ha fatto di nuovo la zona rossa, purtroppo ancora è nell'angolino, quindi non me lo posso allontanare. Quindi in sto caso qui avrei perso un po' d'agro, ma per fortuna sono riuscito a riprenderlo. Ma me lo porto più in qua appunto per avere, vedete, la possibilità di girarci intorno, perché nell'angolino, come vedete, è un po' più dura dopo. Ho fatto in tempo a lanciare il T-Rex, per fortuna. Qui in sto caso, che c'era un po' di confusione, l'importante è andare magari in qualche mattonella, che è bella che è andata. Vedete, comunque abbiamo molto spazio. Dopo, ogni tanto, se non si segue il circolo va bene, l'importante è che non si distruggano mattonelle un po' nel mezzo, un po' qua, un po' là. Io volevo provare a vedere con la resistenza quanto andavo. Qui, vedendo che lì le faceva fatica, cosa faccio io? Tic, ho usato una pergamena, una pietra della salute.
perché è una situazione di difficoltà, l'ho usata, non ho aspettato proprio che il mio healer mi curasse, perché era una situazione un po' di disordine. Ripeto, è importante avere pergamene della vita e pietre della salute, perché in situazioni come questa ho evitato eventualmente di morire, perché avrei potuto morire. Ci va tutti quando ci può al nostro punto, possibilmente. Se non si fa in tempo, anche in un'altra, è importante mantenere una certa zona. Qui purtroppo non ho fatto in tempo a prendere l'agro, vedete adesso la difficoltà? Non si riesce a girarci intorno. Sono legato. Qui non posso fare nulla, usare pietra, nulla, qui è solo il chierico che mi può tenere in vita. Però alla fine, quando appena mi sono liberato, pietra della salute. E non sono morto. Qui stanno queste macchinette, siamo in una fase in cui adesso lui inizierà a caricarsi. E qui, adesso tocca menarlo, tocca tirar giù tutto quello che si ha. Manufatti, cavalcature, eccetera, perché se non si fa in tempo, esplode ed è wipe. Ce l'abbiamo fatta, prima run DC, non ho rubato nulla di che. E questa run è andata, come vedete ragazzi, diciamo, conoscendo già le meccaniche, logicamente bisogna avere anche il PG cappato. Io sono il PG cappato come tank, ho tanti punti ferita, con la porzione ero quasi 900.000 e ancora sono bassi. Devo finire di alzare qualche pietra, c'ho un paio di robe da fare. Gli incantamenti devo alzare in difesa per avere più punti ferita, ci sono comunque molte pozioni che aumentano. E quindi ecco la nostra prima run è fatta. Glielo ho anche scritto, detto grazie per avermi fatto fare la prima run, non lo sapevano. L'hanno scoperto adesso che ero nuovo in sto dungeon. Qui andiamo a vedere adesso un po' le ragazze, le statistiche, guardate anche le varie, la classifica finale, andiamo a vedere un attimino i danni subiti e guardate anche le cure. Detto questo ragazzi, vi lascio vedere le ultime robe, grazie per la visione, scusate il video lungo. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanellina se vi interessano nuovi aggiornamenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Buona visione della classifica e alla prossima. Mi raccomando, fate i bravi. Ciao!